Perché coltivare le piante nello spazio? Interessa solo gli astronauti o interessa anche noi sulla Terra? Tutte e due. Coltiviamo le piante nello spazio perché sono un elemento chiave nella catena alimentare sulla Terra e quindi di conseguenza anche nello spazio. Le piante sono i produttori primari, quindi sono il primo anello della catena alimentare. Sono complementari agli esseri umani nei sistemi biorigenerativi di supporto alla vita perché i rifiuti delle piante vengono utilizzati dagli uomini e i rifiuti degli uomini possono essere utilizzati dalle piante. È importante produrre cibo fresco da far mangiare agli astronauti perché il cibo fresco ha un apporto nutrizionale importante. Ovviamente le specie vanno scelte per fornire un apporto equilibrato in carboidrati, proteine, sali minerali, antiossidanti. E nello spazio sì, è possibile coltivare le piante, è un po' più complicato che sulla Terra perché oltre a tenere sotto controllo tutti i fattori ambientali come la temperatura, la disponibilità di acqua nel suolo, nei substrati e così via, bisogna tener presente, a seconda dello scenario di missione, la presenza di altri fattori come l'assenza di gravità, la gravità ridotta su Marte o su Luna, oppure anche la presenza di forti radiazioni cosmiche. Sono delle radiazioni ad energia molto forte che possono determinare delle alterazioni nell'organismo umano, negli animali e così anche nelle piante. Però presso il Dipartimento di Agraria, per esempio, dell'Università di Napoli, noi studiamo tutti gli aspetti legati alla biologia, alle agrotecnologie, per poter arrivare alla coltivazione delle piante in ambienti extraterrestri. E sì, è un po' complicato, ma è possibile, utilizzando dei sistemi e delle tecniche culturali di precisione, per ottimizzare l'uso delle risorse. Tutto questo può sembrare un qualcosa di estremamente futuristico e lontano dalla vita quotidiana, ma invece non lo è, perché poi i sistemi di coltivazione che vengono sviluppati ad hoc per le coltivazioni spaziali possono essere ritrasferiti sulla Terra. Tutte le conoscenze e le tecnologie possono essere ritrasferite nelle coltivazioni a terra per ottimizzare l'uso delle risorse in un'ottica di un'agricoltura sostenibile.